Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi vi faccio un aggiornamento di lettura e sono super felice perché era tanto tempo che non giravo un video come questo. In particolare vi parlo di come sta procedendo la mia TBR autunnale, quindi la lista dei libri che vorrei leggere durante l'autunno e concludere appunto prima di Natale. Se vi siete persi quel video ve lo lascio qui e giù nell'info box in modo che lo possiate recuperare. Direi che quest'anno la TBR sta procedendo molto bene, sono molto orgogliosa di me, quindi parto subito a raccontarvi dei titoli che ho letto. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video e, se non lo fate già, di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Il primo libro di cui vi parlo e che ho terminato con grandissimo dolore al cuore è stato Venuto al mondo della Mazzantini, libro che mi avete suggerito, che mi avete straconsigliato su Instagram. Mi avete consigliato di guardare anche il film diretto da Castellitto, il marito della Mazzantini. Mi avete detto essere un film meraviglioso, ma io ancora purtroppo non l'ho recuperato. In ogni caso ho letto questo libro. Allora, per chi non conoscesse la trama, dico proprio due parole, giusto per rendersi conto. Questa è la storia d'amore tra Gemma e Diego. Io credo che questa in realtà sia il vero fulcro di questa storia. Gemma è la protagonista e noi la conosciamo quando è già una donna matura, con un figlio adolescente e un marito che non è però il padre, lo scopriamo da subito, del ragazzo, appunto, del figlio di Gemma. Per un evento particolare, lei e il figlio fanno un viaggio a Sarajevo ed è da qui che Gemma prende spunto per raccontare tutta la storia d'amore che ha legato lei e questo Diego fin dagli albori. Partiamo dalla scrittura della Mazzantini. La Mazzantini è una scrittura molto particolare, una scrittura carica di metafore, carica di similitudini, frasi molto brevi, addirittura ci sono dei periodi, cioè dei racconti, quindi magari parlando proprio dello stesso avvenimento, dove lei per un tratto magari utilizza il passato e in altre parti utilizza il presente. Questo perché ci sono dei momenti in cui vuole farci entrare di più nella storia e momenti in cui questa ritorna ad essere un racconto. Tutto questo chiaramente non blocca la lettura, cioè una cosa che la rende anzi molto scorrevole, non ce ne accorgiamo neppure, però ovviamente rende la scrittura della Mazzantini così particolare e ovviamente è uno dei motivi per i quali lei è così tanto amata. Per quanto riguarda le tematiche della storia, direi che sono tantissime. Ovviamente c'è la storia d'amore, ma anche il rapporto tra un padre e una figlia, il rapporto di amicizia, come nasce, si evolve e come matura col tempo, soprattutto vivendo delle situazioni estreme. Si parla di guerra, si parla di povertà, insomma le tematiche sono davvero davvero tante, ma credo che quella centrale, il fulcro, sia la maternità. O meglio, la maternità tanto desiderata ma che non arriva. La nostra protagonista affronta una serie di decisioni, prende una serie di decisioni molto, anche a tratti molto dolorose. Devo dire che mi sono sorpresa della capacità della Mazzantini di farci provare quello che questa madre sta sentendo, delle emozioni molto forti, delle emozioni devastanti. Visto che io ho una parte delle emozioni che vive Gemma, le ho provate anche sulla mia pelle, posso confermare che questa donna scrive in una maniera divina, cioè riesce a farcele sentire. Ecco perché ho sentito sulla mia pelle anche quelle emozioni che io non ho provato, quei dolori che io non ho provato, ma che Gemma invece prova e che sono in realtà, anche per il lettore, diventano reali. Questa è una grande capacità di un'autrice, riuscire a parlare di tematiche tanto forti, tanto potenti per la vita di una donna, pur non avendole provate, perché a quanto so, insomma, non credo che la Mazzantini in realtà abbia vissuto tutto quello che Gemma in realtà vive. Gemma, come ho detto, prende delle decisioni, fino a un certo punto le condivido, da un certo punto in poi sono per me totalmente assurde, la rendono quasi
pazza ai miei occhi, sono, per me non sono assolutamente condivisibili. Ma questo in realtà è in linea con il personaggio che ha creato la Mazzantini, cioè il suo personaggio, quindi Gemma, è caratterizzato in maniera tale che quelle decisioni sono inseparabili da quello che è il personaggio, cioè sarebbe impossibile pensare al personaggio di Gemma senza quelle determinate decisioni. Quindi, per quanto io non abbia condiviso quello che ha fatto, questo non ha reso il personaggio meno reale, perché questa era la psicologia di Gemma e questo era inevitabilmente quello che avrebbe dovuto fare. Quindi, insomma, anche questa grande abilità dell'autrice. Adesso metto un piccolo pezzetto di video in bianco e nero dove parlo di quello che è secondo me il messaggio finale del libro, dato che è qualcosa che riguarda poi appunto il finale, quindi spoiler a qualcosa. Se non avete letto il libro, magari saltate questa parte in bianco e nero. Bene, eccoci qua. Allora, il messaggio finale di questo libro secondo me è di una verità assoluta e mi è piaciuto tanto perché io lo condivido pienamente, ovvero la genetica non determina come evolverà, insomma, la vita di una persona, il tipo di persona che diventerai. Questa è chiaramente una cosa molto legata all'adozione, perché è un argomento che blocca tante coppie dall'accettare di adottare un bambino per paura dei geni dei genitori, e che questi genitori biologici intendo, e che questi geni possano in qualche maniera aver già decretato quella che sarà la vita di questi bambini, che quasi non hanno scelta, ecco, di poter essere diversi da quelli che erano i genitori biologici. Questo è chiaramente un libro che prova il contrario, perché alla fine, come sapete, il figlio di Gemma, che lei ha creduto per tutta la vita essere figlio biologico di Diego, in realtà si scopre non avere i geni né di Gemma, per l'appunto, ma questo lo sapevamo, né di Diego. Anzi, ha i geni di una ragazza e di un uomo terribile, uno stupratore. Questo però non ha determinato il carattere del figlio di Gemma, assolutamente, che è diventato un ragazzo normalissimo, ben educato, un ragazzo buono. Questo perché? Perché è stato cresciuto da Gemma, è stato cresciuto da qualcuno che gli ha trasmesso gli insegnamenti giusti. Nonostante questo, lei però per tutta la vita ha rivisto in Pietro, nel figlio appunto, i tratti di Diego. Vedeva la sua nuca, vedeva il suo atteggiamento, i suoi movimenti. Questo chiaramente fa capire che non importa quale sia il sangue, quale sia il DNA, quello che conta è in realtà le persone con cui vivi. Ecco perché molto spesso anche i bambini adottati tendono ad assomigliare ai genitori nonostante non abbiano i loro geni. Bene, torniamo a colori per dire che comunque questo libro merita assolutamente di essere letto se non l'avete fatto. Se l'avete letto, fatemi sapere che cosa ne pensate. Secondo libro letto, sempre della mia TBR, è Farfalle di Maria Chiara De Baptistis, libro che mi è stato donato dall'autrice quando ci siamo incontrate per registrare un'intervista che mi ha fatto per un programma radiofonico che appunto lei tiene per una radio locale. E niente, quindi quando ci siamo incontrate mi ha regalato il suo libro di poesie. L'ho letto con grandissimo piacere. Io non leggo praticamente mai poesie, quindi non sono un'esperta, e questo mi ha da una parte fatto apprezzare ancora di più questo libro, che per me è stato un tuffo in un mondo nuovo. Mi sono piaciute tutte le poesie contenute, mi piace il fatto che l'autrice ci abbia fatto sentire diciamo le sensazioni che provava mentre le scriveva, e anche il fatto che i vari argomenti trattati, che a volte sono più superficiali, insomma più semplici, a volte invece sono anche molto profondi, l'abbiano effettivamente toccata tanto da portarla a voler tramutare in parole quelle sensazioni. Insomma, un libro che mi ha coinvolta e sono stata super felice e onorata di aver avuto l'opportunità di leggerlo. Terzo libro della TBR che ho concluso è Tutti gli amori imperfetti di Grazia Gironella. Allora, questa autrice è stupenda, è praticamente l'unica autrice autopubblicata, insomma, che mi propone la lettura di un libro che io accetto sempre, perché ho già letto di lei Cercando Goran e adesso mi ha inviato Tutti gli amori imperfetti. Allora, qui abbiamo la storia di due personaggi, Viola e Mac. Io lo pronuncio Mac.
Mac. Comunque, due giovani, due adolescenti che vivono due vite completamente diverse. Da una parte abbiamo Viola che, diciamo, vive all'ombra di una migliore amica molto, che ha una grande influenza su di lei, un grande potere su di lei, e in mezzo ad amici che, con i quali si rende conto di non avere più in realtà tanto in comune. Dall'altra invece abbiamo Mac, un ragazzo che isolato, un ragazzo il diverso, no? Quindi l'escluso dai vari gruppi di classe o di scuola, ma non per questo, insomma, sofferente, ecco, per questa sua situazione, che accetta perché si sente anche lui stesso diverso. Un ragazzo che vive una situazione familiare un po' difficile, è arrabbiato, un ragazzo che ha deciso di andare a vivere col nonno perché non sente più di avere qualcosa in comune con la sua famiglia, e che quindi si dedica in realtà non solo allo studio ma anche a grandi progetti per l'appunto di importanti, che lo fanno anche un po', che lo rendono ancora più diverso dalla massa dei suoi coetanei, ovvero la questione ambientalista. Quindi è molto interessato, non so, a denunciare le condizioni degli animali negli allevamenti intensivi e così via, insomma. Un ragazzo bullizzato che passa la vita cercando di evitare i suoi bulli. Ecco, a un certo punto le strade di Viola e Mac si incontrano perché vengono a conoscenza di un segreto importante e pericoloso, e si trovano, insomma, a lavorare insieme, fianco a fianco, per proteggere qualcuno che ha bisogno di aiuto. Insomma, questo è tutto quello che posso dirvi, perché non voglio svelarvi di più. I capitoli si alternano, uno dal punto di vista di Viola, uno dal punto di vista di Mac. La scrittura è super coinvolgente, io lo dico sempre, è una cosa che apprezzo, il giusto equilibrio tra le descrizioni fatte con dovizia di particolari e i dialoghi fatti in maniera coinvolgente e molto veritiera, ben fatti. Lo dico sempre che secondo me i dialoghi non sono semplici da scrivere, e lei in realtà, grazie a tutte le carte in regola per scrivere un romanzo che, insomma, sappia trascinarci verso l'ultima pagina. È molto intrigante, molto accattivante, le ultime pagine le ho praticamente divorate perché volevo vedere come andava a finire. Mi sono piaciuti i temi affrontati, i messaggi che ha voluto mandare, o comunque le riflessioni che l'autrice ha voluto fare su tante tematiche, non solo bullismo, scuola, amicizia, amore, ma anche immigrazione, tutela dell'ambiente, insomma, cultura dei vari paesi, religione, insomma, sono veramente tanti, ma affrontati in maniera, secondo me, intelligente. Quindi un libro che vi consiglio, lo trovate su Amazon anche in ebook, merita davvero di essere letto perché è una lettura che vi saprà conquistare. Infine, ultimo libro della TBR per il momento, perché sono stata, come ho detto, molto brava, è Ragioni per continuare a vivere di Matt Haig. Boh, chissà se si pronuncia così, ormai io lo pronuncio così. Allora, in questo libro l'autore parla di depressione. Lui dice che in realtà questo non doveva essere un libro che poi sarebbe stato pubblicato, era più una specie di lettera a se stesso, e in realtà poi ha scoperto che quello che aveva scritto poteva aiutare tante persone. Il libro si concentra per tre quarti sulla depressione, quindi il racconto della storia personale dell'autore, che ha vissuto questa esperienza terribile, e cerca di farci capire che cosa prova una persona depressa. Ecco che, secondo me, capire la depressione, descrivere la depressione, è estremamente complicato, soprattutto perché appunto non la prova sulla propria pelle, quindi deve riuscire con le parole l'autore a farci sentire delle sensazioni piuttosto profonde e complicate. Secondo me l'autore in questo caso ci riesce. È ovvio che esistono vari tipi di depressione, che può essere più o meno profonda. Lui racconta la sua esperienza, ma che accomuna in ogni caso sicuramente anche tante persone, a volte anche persone che conosciamo o noi stessi che ci troviamo a leggere il libro. Quindi ci fa capire il senso di smarrimento, la paura, il terrore, gli attacchi di panico. È per questo che io adoro questo,
adoro questo autore perché è estremamente capace di usare le parole nella maniera giusta per descrivere qualcosa che appare indescrivibile. Il libro è scritto con capitoli molto brevi e poi in generale l'autore ha una scrittura talmente fluida che viene da andare avanti, cioè questo libro si legge veramente in pochissimo tempo perché è super coinvolgente. Nell'ultima parte del libro poi ci sono le effettive ragioni per continuare a vivere, o meglio tutto ciò che aiuta lui nella sua quotidianità, perché lui ammette che forse dalla depressione non si esce mai completamente, ma si rende perfettamente conto, insomma, di vivere una vita completamente diversa da quella dei suoi anni peggiori, gli anni più bui della sua depressione, e questo, diciamo, è riuscito a migliorare, è riuscito a stare meglio anche grazie a queste ragioni che lui elenca nell'ultima parte del libro. Io ho letto questo libro molto volentieri perché, come sapete, l'autore mi dà sempre una tale carica e riesce anche attraverso i suoi post su Instagram, seguitelo perché è una persona molto attiva, riesce sempre a darti quella dose di felicità, di gratitudine che serve ogni giorno e che forse, insomma, avremmo bisogno che lo facessero anche più persone. Secondo me Vita su un pianeta nervoso è più bello di questo, nel senso che l'ho trovato ancora più utile. Qui forse la parte dedicata alla descrizione della depressione è un po' lunga rispetto invece a quella effettiva delle ragioni per continuare a vivere. Questo comunque non toglie niente alla bellezza, insomma, del modo che ha lui di raccontare, di quello che racconta. Insomma, io credo che questo autore meriti sempre, quindi se l'avete letto o se avete intenzione di leggerlo, fatemelo sapere. Bene ragazzi, il video finisce qui, super lungo, però avevo voglia di chiacchierare sui libri che ho letto e adesso ovviamente continuo con la lettura degli altri libri della mia TBR per potervi fare presto un nuovo aggiornamento. Niente, come sempre vi ringrazio per il vostro sostegno, se avete dei commenti, domande, riflessioni, lasciatemele sotto e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!